Amici lodatori del sole, benvenuti in questo nuovo video. Ma oggi non è una giornata nella quale dobbiamo lodare il sole, perché oggi si è spento, oggi o meglio l'11 quando sto registrando questo video, si è spento il mio attore nonché mentore di vita Robin Williams, 11 agosto 2014. Perciò vorrei rendergli omaggio in questo video anche per tutti coloro che non lo hanno mai seguito, non hanno mai amato i suoi film, i suoi personaggi, il contributo che ha dato comunque alla storia, del cinema e del teatro. Voglio comunque dedicargli questo video perché è l'unica cosa che ho. Perciò, questo è per te, Robin. E adesso lasciamoci alle spalle la tristezza e torniamo con i nostri amici Squall e Company e siamo diretti verso Timber, dalla stazione di Balamb, per la nostra prima missione da Sid. Nello scorso episodio abbiamo fatto carte su carte, chi più ne ha più ne metta. Qui semplicemente andremo avanti con la storia finalmente. Allora, è in arrivo il treno per Timber. Si pregano i passeggeri di munirsi di biglietto 3.000 guille. Attenzione, 3.000, Presto andate al binario, corro. Non mi piantate qua. Oh, questo è il nostro bellissimo treno e ci saliamo sopra. Diablos l'abbiamo già preso, le carte come Guri, Quistis, Seifer e compagni ce le abbiamo. Questo treno è proprio bello. Che bello, una ferrovia trascontinentale. Siccome andiamo a Timber passeremo per un tunnel sottomarino. Non è una bellezza? Già. Non ti interessa, vero? Ma va? Se non usi il biglietto non possiamo entrare. Capirei cosa gliene frega a Squall. Dai, possiamo andare dentro ora. Controllo dispositivo, accesso consentito. Io do un'occhiata avanti! Prima io ti sparo, ceffone. Andiamo anche noi, Squall. Per la serie me ne frega niente, vai. Vabbè, salvare direi che non è il caso. Le junk ce l'ho già poste. Cose da raccogliere qui non ce n'è. Andiamo avanti. Ehi, questa è la cabina privata dei Sid. Vedete pure la cabina privata. Oh! Wow, è bellissima. Ciao, selfie. Mi piace tantissimo il treno. Ti piacciono i treni. Corri, treno, corri e vai! Non ti puoi fermare mai! Basta, non canto più. E nessuno mai saprà! Basta. Basta. Nessuno mai saprà. Ah ah ah, senti che comodo! Dai, adesso calmati. C'è anche una rivista. Trovato il cane numero uno, ok, questa è una rivista che ci permetterà di imparare tecniche finali per un personaggio che incontreremo a breve. Quindi teniamoci. Questa cabina è una forza! Che fortuna essere Sid. Squall, conosci già Timber? No, ma non mi interessa. Dai, Squall. Lascia che ti spieghi. Non mi interessa. Dai, lasciami spiegare. D'accordo, parla. Questo è quello che volevo sentire, ma va? Bene, allora. Timber una volta era protetta e circondata da fitte foreste, ma 18 anni fa Galbadia bruciò le foreste attorno e la occupò. Che brutte persone. Attualmente il territorio è ancora sotto il controllo di Galbadia. Però sembra che nel paese siano presenti molti gruppi di resistenza, grandi e piccoli. E poi? Basta, so solo questo. Vabbè. Grazie, signor so tutto. Di niente, di niente. Che strano. Meglio che ti riposi un po'. Ho sonno. Ehi, tutto bene? Ehi. Ma cosa?
Anch'io mi sento strano, sonno. Ma cosa vi prende? Eh? Ma cosa? Bam, tutti morti. Non capirete molto il senso di questo, però non posso spoilerarvelo. Semplicemente guardate, e per chi non ha mai giocato a Final Fantasy VIII. Ma cosa succede? Sei sicuro che dobbiamo andare di qua a Laguna? Ma, eh? Quelli che vedete trasparenti sono i pensieri di Squall, Selphie e Zell. Mentre quelli che vedete come dialoghi normali sono i dialoghi di sti tre tizi, di cui abbiamo scoperto uno si chiama Laguna. No, non di nuovo. Trovate energia. Fa passare, ok. Posso ovviamente accedere, vedete, diciamo, alla schermata dei personaggi, e per ogni personaggio, diciamo, abbiamo le stesse junction che avevamo coi nostri, quindi Laguna, Squall e gli altri due non so adesso precisamente a chi, però insomma avete capito, sono comunque trasposti le abilità dei nostri personaggi su queste. E ci sono anche gli incontri casuali, eccone qua uno. Al Fungongo. World, Laguna e Kiros. Bam. Che brutto che è. Son duri sti fungongo da uccidere, eh. Tanto quello dorme. Cioè che me ne frega a me. Sembra Ziggs di LOL quando fa Ziggs. C'è la musica che è cambiata, bellissima. Muori. No. No, ancora Morfio, dai, che poal. Sempre sullo stesso che già dorme, oltretutto, eh. Dai. Che bello con i tuoi orecchini, eh. Laguna barra scuola è salita. Abbiamo trovato delle vite, quarzo magico. Questa level up, Shiva level up, GG. Sai che bella ambientazione. Ce la fai? Ok. Oh, quanti incontri casuali, mamma mia. No, che pa... un Guardian Force, qualcosa, non lo so. Che potrei usare per contro i fungongo ghiaccio, quindi uso Shiva. Ecco. Cosa hanno i fungongo? Morfio e Scan. Wow, manco Fire. Basta usare Fire su di me. Dai, Shiva. Che ce l'ha Ward. Ok. C'è il supporto buggato qua. Il support, stavo dicendo. Parlavo di LOL. No, sbagliato. Mamma mia, che palle. Già che è buggato e non riesco a... Vabbè, va bene lo stesso. No, dai, ancora... Ah, pensavo ne fosse rimasto uno vivo. Già mi stava salendo... Se stava il padre Mar... Il santo Maronno mi stava salendo. Ok. Ifrit level up. Andiamo, andiamo. Ehi, siamo venuti a combattere contro l'esercito di Timber, no? E allora perché perdiamo tempo contro questi mostri? È solo... Cioè... Non dirmi che ci siamo persi di nuovo. Torniamo a casa, forza. Torniamo a Dailing City. Ehi, Laguna, aspetta. Ma come corre quello lì? Idro. Oh, una magia che non abbiamo. Idro è una magia d'acqua, ovviamente. Tutti sulla macchina.
tipo erano più grossi, solo uno era più grosso della macchina, ma ci sono entrati tutti e tre. Bella sta macchina. Ehi, devi proprio fermarti qua in mezzo. Dai, lascia perdere. Allora, andiamo a bere da qualche parte. Ma se sei astemio, lo sappiamo che non vieni per bere, perché non lo ammetti? Dai, Laguna, beviti un succo di frutta. Ti siedi tranquillo da qualche parte e ti guardi la tua signorina schiacciatasti. Non chiamarla così. Va bene, allora non ci andiamo. Non ci andiamo e basta. Sì, sì, vediamo. Stupendo, godetevi sta scena. Questa è Dailing City, comunque. È quasi la capitale, possiamo dire. Faccio fare un giro. Anche perché ci torneremo a breve poi con Scuole Company. Ah, potremmo in teoria, questo qua, l'arco della vittoria dovrebbe chiamarsi. Sarà un punto molto importante a breve. Molti di voi avranno già capito il perché se hanno già giocato. Comunque, questo con Lagune Company potremmo in teoria andare in questa porta qua. E andare a cercare dei mostri che troviamo solo qui, che ci danno la magia Raids. Che è tipo la coda di Fenice. Che aumenta più che altro la vita di un bordello. Però sarebbe una cosa lunga adesso mettermi lì a cercarli, a combattere, a assimilare. Quindi cioè, direi che semplicemente dai ve lo risparmio, insomma. Quindi andiamo direttamente dove dobbiamo andare. Ed è di qua. Intanto cominciate a assimilare le strade di Dailing City, perché come ho detto tra poco ci passeremo un bel po' di tempo. Ecco qua, qui c'è il Galbadia Hotel, che è infatti dove dobbiamo dirigerci. E assisteremo a scene stupende adesso, preparatevi, farò del mio meglio per... salvo, no? Benvenuti, se non avete prenotato dovete pagare in anticipo. Va bene. Prego, faccia con comodo. Ok. Ora veniamo giù, ecco qua. Grazie, vada pure. E dobbiamo scendere di qua perché c'è il bar. Andate qua, Bix e Widge. Da oggi sono al corpo ingegnere, è un piacere conoscervi. Oggi è un giorno meraviglioso, vorrei proporre un brindisi per tutti. Sentite, soldati, sono la guardia del corpo di Giulia. Non provateci con lei, intesi. Buonasera, prego, il vostro tavolo è pronto. Grazie. È un sogno? Si chiedono Scuole e compagnia. Laguna, che carino! Questo è sicuro Zell. No, è selfie. Ma cosa mi succede? Poi davvero su PC le texture sono molto più nitide, cioè dite quello che volete. Sediamoci. E alziamoci. Questa sera ci divertiamo, ragazzi? Epico Laguna. Volete ordinare? Per me è il solito. Anche per me. Ordino qualcosa dopo. Guarda Laguna, è arrivata Giulia. Ci provi anche stasera? Dai, dai, vai. Povero Laguna. Smettila, Giulia sta lavorando. Ed ecco che per la prima volta in Final Fantasy VIII sentiamo questa meravigliosa melodia. Eyes on Me di Faye Wong. Ah, stupenda, adoro questa canzone, godetevela, anche se non è la versione cantata, è quella pianoforte di Giulia. Dai, non privarci dello spettacolo. Vai sul palco e fatti avanti. Cretini. Povero Laguna. Puoi dire quello che vuoi. Tanto sappiamo cosa farai. Na na na. Andiamo? Andiamo? E torna indietro. E torna indietro. Non ce la fai, timido Laguna. Essere così vicini a Giulia. Questo tipo è proprio imbranato. Oh no. Il crampo alla gamba. Eh sì, gli viene il crampo alla gamba quando... Ah! Stupendo. Scena epica. Stupendo, ogni volta che si avvicina per parlare gli viene un crampo alla gamba. Epico. Che vergogna. Torna indietro, attenzione, torna indietro. No, torna indietro un'altra volta.
Stupendo. Non ci provi ancora? Non posso disturbare Giulia, ma se ti vengono i crampi. Bravo, bravo Laguna. Piano riuscito. Ora siediti, poverino. Non credevo che l'avresti fatto. Voto più uno. Ma vista la figura pietosa con Giulia, ti diamo meno 3 in virilità. Va, fate come volete. Giulia è così bella. Laguna, togliamo il disturbo. Ragazzi, dove andate? Offriamo noi, tu prenditela con comodo. Ta-ta-ta. Posso sedermi? Zoppica. Disturbo? No, scherzi? Prego. Sono davanti a Giulia. E adesso che faccio? Kirosword, aiutatemi! Però è proprio bella. Ma questa è proprio una frana. Stai bene? Sì. E la gamba? Ah, la gamba questa? Mi capita spesso, ma è ok. Non so perché, ma quando sono teso mi vengono i crampi. Eri teso? Veramente. Anche adesso. Rilassati, ti prego. Mi fai sentire in colpa se mi dici così. Scusa. Vorrei chiederti un consiglio. Possiamo parlare in camera mia? Ho una camera in questo albergo. Laguna! Una camera? Sì. Non mi va di parlare qua. Tutti ci stanno a sentire. Vieni per favore, ho qualcosa da dirti. Laguna. Non ti va? Laguna sta per entrare nella laguna, se ci siamo intesi. No, mi va, mi va. Ok, ti aspetto in camera. Chiedi il numero alla reception. Sto sognando. Un sogno, speriamo sia un sogno. No, non può essere un sogno. È troppo strano per essere un sogno. Non so, non si capisce niente leggendo i pensieri di Skull & Company. Giulia vuole parlare con me. Questo è quasi paranoico. E saremo noi due soli. E adesso cosa faccio? Ma fa quello che ti pare. Ho sbagliato a parlare solo di me e basta. Ho sempre sbagliato. Ascolterò tutto quello che Giulia mi dirà. Devo usare il mio charm e aiutare Giulia con i suoi problemi. Dare charm proprio. Vai, vai. Tanto qui non c'è nulla da raccogliere. Chiediamo il numero qua. Desiderate una camera? Giulia? Ma ci va davvero? Ah, il signor Laguna Lawyer, la stavamo aspettando. Lasci che le mostri la camera della signorina Giulia. Ne vai Laguna, ne? Grazie di essere venuto. No, niente, figurati, anzi. Grazie di avermi chiamato. Puoi sederti? Guardatelo, stupendo. Ah, ok, devo muoverlo io. Ti sei dove ti pa... No, no, ok, non andare nel panico. Dobbiamo parlarci. Sta ride. Ride di noi, non con noi. Già te ne vai, non abbiamo neanche parlato. Parla. No, no, cosa hai capito? Il fatto è che sono un tuo fan e adesso sono molto emozionato. Sei venuto così spesso a sentirmi suonare. Mi hai visto? Scappa. Sì, tu mentre mi guardavi suonare, sorridevi sempre. Mi piacciono i tuoi occhi, anche se adesso sono un po' impauriti. Non preoccuparti, non ti mangio mica. Voglio solo guardarti negli occhi. Ehi, beviamo qualcosa, ti va del brandy? Forse sto sognando. Posso?
povero Laguna. Non mi piace combattere, ma dovendo viaggiare di qua e di là, si ha sempre la possibilità di vedere nuovi posti. Inoltre Kiros e Ward sono sempre con me, e in qualche modo è divertente. Sono molto simpatici. Perché un giorno non andiamo a bere qualcosa insieme? Di cosa stavo parlando? Ah sì, vorrei lasciare l'esercito e diventare un giornalista. Così potrei far conoscere alla gente ciò che ho visto nei miei viaggi. Falso, inizia a darsi aria. L'altro giorno un mio articolo è stato pubblicato nella colonna dei lettori. Sono stato proprio contento. Sono felice per te. Ah, e poi... Parla solo lui. Scusa, non sapevo che non potevi bere. Sembri un bambino quando dormi. Ah, mi sono addormentato. Sì? Devo essermi addormentato parlando da solo. Parlami un po' di te. Per esempio, non hai qualche sogno? Sì, vorrei tanto cantare oltre che suonare il piano. Mi piacerebbe sentirti. Purtroppo non sono capace di scrivere i testi. Non è facile. Però adesso è diverso. Grazie a te ho trovato l'ispirazione. Grazie a me? Sì. I volti che tu mi hai mostrato, la tua faccia, i tuoi occhi, il tuo sorriso che rivelavano tristezza, preoccupazione, dolore, gioia. Tu sei stata la mia ispirazione, credo di aver scritto proprio una bella canzone. Che bello, sembra un sogno, non a caso la canzone si chiama "I sommi occhi su di me". Non è un sogno, vero? Laguna, abbiamo dei nuovi ordini, andiamo alla residenza presidenziale. Ci rivedremo? Sì, verrò ad ascoltare la tua canzone. Prossima fermata a Timber, Timber. Eccoci qua, è lo scol sul pavimento. Il selfie non è che l'aiuta. Prossima fermata a Timber. Abbiamo dormito tutti quanti? Sarà stato del gas ipnotizzante. Molti ce l'hanno con la SID. Forse è vero, meglio essere prudenti. Manca qualcosa, qualcuno è ferito? No, non credo. Bene. Per fortuna. Ehi, ho fatto un sogno così strano. Anch'io, ma non era molto divertente. Ho sognato di essere un cretino. Fra poco stazione di Timber, i passeggeri sono pregati di non dimenticare il bagaglio a mano. Ma Laguna era così carino! Ehi, anche nel mio sogno c'era un Laguna. È un soldato di Galbadia, no? Laguna, Kiros e Ward. Eh? Proprio così? Ma cosa significa? Ma è inutile pensarci su troppo, concentriamoci sulla nostra missione. Sì, certo, abbiamo fatto tutti e tre lo stesso sogno, chi se ne frega, concentriamoci sulla missione. Ricordiamoci di questo incidente, ne faremo rapporto al preside. Ma al preside che è Robbie Williams. Mamma mia, che tristezza. Ora tutte le volte che vedrò il preside Sid lo chiamerò Robin, mi verrà il magone. Mamma mia. Fra un po' arriviamo. Bene, facciamoci forza e andiamo. Andiamo! Ok. Ora, vabbè, qua ci fa vedere il viaggetto qui. Ciuciuf! A 2 metri abbiamo fatto, secondo... Eccoci a Timber. Che ora prima di proseguire cerco un save point o qualcosa. Ciao treno.
A te la nonnina lì vestita di viola, che gnocca. Accidenti, com'è cambiato anche il bosco di Timber? E qua dobbiamo rispondere alla nostra parola segreta, ma i gufi ci sono ancora. Benvenuti a Timber, prego, seguitemi. Voglio un save point. Parliamo con la vecchia. Buongiorno, stranieri, vi piace Timber? No, mi fa schifo, muori. Prego, si accomodi di qua. Un altro treno. Con le texture un po' a più a bassa risoluzione, ma comunque un treno. Che è la loro base operativa. Tare è scritto Galbasia. Come per rivendicare che questa città è di quegli schifosi di Galbasia. Zon, voi siete Sid? Io sono il caposquadra Squall, lui è Zell, lei è Selfie. Piacere, io sono il capo dei gufi del bosco. Zell, Squall proprio amichevole. Selfie la dà a tutti, la mano. E vabbè, questo. Cosa dobbiamo fare? Aspetta, prima vi presento i membri del gruppo. Forse avete già incontrato Watts. Poi c'è la nostra principessa. È l'ora del riposo della principessa. Accidenti. Squall, scusa, puoi andare a chiamare la principessa? Sali le scale, nella stanza in fondo. Nelle varie stanze ci sono altri membri del gruppo. Se non sai dove andare, chiedi a loro. Se non sai dove devi andare, chiedi a loro. Non siamo stati ingaggiati per questo. Non t'arrabbiare. Non siamo dei servi, la Sid è un corpo speciale. Non chiedermi più cose del genere. Ai ai ai. C'ha la cagarella. Ai ai ai, mi fa male la pancia. Va bene. Il piano è pronto. Ben fatto, Squall. Non possono trattarci così. Giusto. Noi siamo persone e valiamo. Oh, un safe point. Ciao, tizi. Se cerchi la principessa nella stanza più avanti. No. La vai a svegliare? Che coraggio che hai, oh mio Dio. Questo tan 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 mi fa venire un sonno. Noi adesso salviamo e la principessa ve la faccio vedere nel prossimo episodio. Quindi resterete con la suspense fino al prossimo episodio. Bene, qui da Squall sul treno felice, la rubrica Happy Gamer. È tutto, e noi ballonzolando sul treno, guardate, lodiamo il sole, no, perché ci siamo fermati. E ricordate anche voi, lodate il sole e riguardatevi i film di Robbie Williams, soprattutto L'attimo fuggente, Al di là dei sogni, La leggenda dell'uomo bicentenario, e insomma Patch Adams, Un capitano uncino, guardateli tutti perché sono tutti bellissimi. E lodate il sole, vaffanculo, mi ha fatto abbassare il livello, Sid. Vaffanculo, lodate il sole, bye bye. Ciao.